Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo riparlare di un prodotto che era uscito qualche mese fa, che avevo criticato tantissimo per alcuni aspetti che secondo me non andavano bene e che adesso però mi sento in dovere di riparlarne perché sono stati migliorati o addirittura risolti e quindi adesso è un prodotto da riprendere in considerazione. Come vi avevo preannunciato nel video di qualche giorno fa, che ne avrei riparlato e che l'avrei rianalizzato, perché comunque adesso è cambiato tantissimo. Il prodotto in questione è questo, è il Parrot Anafi. Il prodotto ormai è conosciutissimo, ovviamente. Io nel mio canale l'avevo sempre criticato, l'avevo preso appena era uscito, però criticandolo tantissimo, o meglio, certe cose veramente l'ho criticato in maniera pesante. Però queste cose adesso sono cambiate e adesso è un prodotto secondo me molto molto valido. In questo periodo non avevo più portato video del Parrot Anafi, nel senso, però l'ho sempre tenuto sotto controllo e sott'occhio per vedere se Parrot stava cambiando qualcosa, e così è successo, nel senso che Parrot ha migliorato il prodotto e adesso è un prodotto davvero valido. Quindi adesso vi spiego cosa è cambiato e cosa prima non mi andava bene, che adesso invece mi va bene, e perché ha senso adesso acquistarlo. Allora, la mia critica maggiore è sempre stata: uno, il prezzo troppo alto per un prodotto di questo tipo, perché 700 euro comunque è un prodotto che tecnologicamente non era così avanzato e aveva comunque dei limiti a livello tecnologico, mettiamola così. Invece adesso il prezzo si sta ridimensionando, nel senso che Amazon spesso e volentieri lo sconta di 100 euro, addirittura in questi giorni è scontato di 150 euro. Ecco, a 550 euro è un prodotto che vale veramente tanto, soprattutto con le modifiche che sono state fatte ad arrivare ad oggi. Quali sono queste modifiche che facevano parte di quelle cose che non mi andavano bene prima, tra virgolette, nella prima recensione che avevo fatto del Parrot Anafi? Allora, il prezzo l'abbiamo appena detto ed è quello in parte è stato risolto. L'altra cosa che non mi andava bene erano gli acquisti in app, nel senso che non si poteva spendere 700 euro per un drone, ma neanche 500, se vogliamo, si devono avere degli acquisti in app, perché se spendo 500 euro per un drone non devo avere degli acquisti in app, e in più questi acquisti costavano pure tantissimo, perché per avere il Follow Me e il Waypoint dovevo acquistare due applicazioni separate, o meglio due aggiornamenti all'applicazione FreeFly 6, solo che questi due aggiornamenti costavano 19 euro l'uno, quindi alla somma del drone, o meglio a quello che era il costo del drone, ci dovevo sommare quasi 40 euro, e veramente era una cosa assurda. Probabilmente Parrot si è tirata insieme in questa cosa, nel senso che probabilmente critiche su critiche ha capito che era un po' una vaccata. Cosa ha fatto? Perché già, diciamo che già a prescindere, uno diceva: che cacchio, compro un drone e poi ci devo spendere altri 40 euro per avere comunque due funzioni che altri droni le danno comprese nel prezzo, voglio dire, cioè, ma ci sta con quello che costano questi droni, non sono droni da 50 euro. Quindi adesso queste due, diciamo, opzioni nell'applicazione FreeFly 6 sono ancora a pagamento, ma costano un euro l'una, praticamente 1,09 euro, praticamente un euro l'una. Quindi con 2 euro, ok, ci sta, non capisco lo stesso il senso di farle pagare, però per 2 euro, ok, ci può stare, contro i 19 euro l'una di prima, quindi 40 euro di prima, adesso 2 euro. Quindi questa era una critica che avevo sempre fatto insieme al prezzo iniziale del drone. Un'altra cosa che avevo criticato tanto era l'overing, cioè questo drone tendeva, sì, stava fermo, però se ne si andava sempre in giro così e anche con un discreto raggio. Questo quando si stava a un'altezza di, non so, un paio di metri, un metro e mezzo, due metri, non aveva un overing stabile, ma se ne andava in giro. Adesso con tutti gli aggiornamenti firmware anche questo è stato risolto, sta fermo immobile, ma anche perché Parrot bisogna dire che sta lavorando tantissimo, nel senso che è forse uno dei produttori che più lavora su questi aspetti, nel senso, a livello di firmware e di sviluppo dell'applicazione, veramente tanti aggiornamenti, quindi questa cosa è importante, perché comunque in questi droni, soprattutto un Parrot Anafi, un prodotto completamente nuovo per Parrot, e avere comunque tanti aggiornamenti fa sì che il prodotto si sviluppi e venga, diciamo, ottimizzato al massimo. Quindi avere firmware nuovo
nuovi e sviluppo dell'applicazione, veramente questo è stato un altro passo avanti da parte di Pardo, che con il firmware ha risolto tutti quei problemi che aveva il drone, l'overing prima di tutto, che era la cosa più fastidiosa, e anche l'applicazione adesso è molto più ottimizzata e ha anche delle funzioni in più, anche perché l'applicazione devo dire che è molto carina, era molto carina anche all'inizio, perché uno in italiano, quindi è quello per noi che siamo abituati magari con DJI o io anche con l'Autelivo, in cui l'applicazione è solo in inglese, per l'applicazione in italiano tanta roba, e in più carina nel senso che non ha copiato nessun'altra applicazione, ma ha comunque un suo design e una sua struttura diversa da tutti gli altri, quindi anche quello secondo me è una cosa da parte di Parrot che ho sempre elogiato anche prima, ovviamente, perché comunque hanno fatto una cosa un po' diversa. L'applicazione adesso ha delle funzioni in più anche a livello di impostazioni di volo e di volo, diciamo, autonomi, cioè i voli predefiniti, ha delle funzioni in più. E poi un'altra cosa, l'applicazione che aveva, o meglio che il drone insieme all'applicazione, era l'HDR. Un drone di questa fascia che ha l'HDR veramente è stato da parte di Parrot un'innovazione, però non funzionava benissimo, nel senso che l'HDR andava un po' a peggiorare quello che era l'immagine, era meglio non usarlo, tra virgolette. Adesso Parrot invece, con tutti gli aggiornamenti, ha sviluppato questo HDR, adesso funziona molto meglio, anzi direi bene, e in più adesso è utilizzabile anche con le altre, diciamo, gli altri... E in più adesso è utilizzabile anche con le altre risoluzioni, nel senso che non è più utilizzabile solo con il 4K come all'inizio, ma adesso possiamo utilizzarlo fino anche al 1080, possiamo decidere di utilizzare l'HDR, quindi un altro passo avanti da parte di Parrot, perché comunque usare per forza il 4K per avere l'HDR non per forza è una cosa logica, nel senso che uno può volere l'HDR anche sul Full HD. Quindi un altro passo avanti è stato questo. In più è stata migliorata la connessione rispetto all'inizio, che era veramente scadentina, nel senso come connessione a livello di distanza, cioè l'immagine riportata nel cellulare veniva persa molto facilmente con poca distanza, mentre adesso anche quello è stato migliorato, ovviamente con tutti i vari aggiornamenti. E in più una cosa che, come poi viene fatta con DJI, è possibile portarlo in FCC, quindi avere un ulteriore miglioramento nella connessione con il nostro smartphone, ovviamente. Poi magari a questo riguardo farò un video dedicato per l'FCC del Parrot Anafi, quindi magari ne riparliamo. E poi rimangono ovviamente questi problemi che sono stati risolti e migliorati, ovviamente vengono poi sommate le cose buone che aveva, perché comunque aveva delle cose buone questo Parrot Anafi, non è che era tutto sbagliato ovviamente, però quelle cose lì erano cose grosse, nel senso il prezzo alto, che già è la prima cosa che uno guarda, perché il prezzo alto è la prima cosa che uno si trova ad affrontare nel senso di tirare fuori i soldi, quindi il prezzo alto e tutte le cose che vi ho detto prima, quindi bloccavano e creavano una critica pesante verso questo drone, ovviamente come se uno tentasse di vendere una Panda a 30.000 euro, non puoi pretendere che la recensione sia buona, perché valutata su 30.000 euro di macchina dice che cavoli, questo no, questo no, questo no, questo no, e lì la stessa cosa, valutato su 700 euro c'erano un po' di sé, un po' di ma, sommati poi alle cose che non andavano bene, a parte a livello strutturale o a livello tecnico, che 700 euro non li valeva, ma anche perché non aveva ancora questi aggiornamenti che poi hanno anche migliorato, quindi adesso col prezzo basso, gli aggiornamenti, è diventato veramente un drone eccezionale. Ovviamente è stato apprezzato subito da chi lo usa per lavoro, perché con la possibilità di portarlo a 300 grammi, perché lui pesa 320 grammi, quindi la possibilità con la modifica alle batterie, nel senso di togliere, alleggerire la batteria e mettere i paraeliche, e la possibilità di portarlo a 300 grammi per chi lo usa per lavoro, veramente tanta roba, quindi loro, o meglio chi, i professionisti l'hanno subito apprezzato, perché ha una qualità a livello di fotocamera e di drone, a livello di silenziosità, di maneggevolezza e tutto, avere un drone piccolo, leggero, con tutte le funzioni comunque da drone grosso, grande, vabbè, quel che l'è, però loro l'hanno subito apprezzato ovviamente, mentre noi che lo usiamo solo per hobby,
queste cose non ci interessavano, i 300 grammi, 320 grammi, quello che è, guardiamo tutto il resto ovviamente. Quindi vi stavo dicendo le cose buone che sono rimaste, che erano buone, i minuti di volo che erano buoni ovviamente, che gli avevo spiegato che ovviamente senza tutti i sensori, LED che hanno gli altri droni, ovviamente dura, la batteria è più facile farla durare, però comunque l'autonomia è di circa 25 minuti di volo, abbastanza reali, nel senso che a 23 si arriva tranquillamente, e devo dire che comunque tanta roba per un drone di queste comunque dimensioni, con una batteria di queste dimensioni. La silenziosità, che è sempre stato il suo punto forte, perché avevo fatto anche un video in cui l'avevo confrontato con il Mavic Air, con il DJI Tello, era addirittura più silenzioso del DJI Tello, quindi è veramente a livello di silenziosità imbattibile, leggero, perché comunque è un drone leggero, piccolo, facile da chiudere, queste cose che erano le cose positive anche all'inizio, nel senso perché è comunque piccolo, leggero, che erano tutte le cose che avevo sempre elogiato. La batteria che si ricarica normalmente attaccando un cavetto USB-C a una presa normalissima di ricarica che abbiamo, quindi anche è possibile ricaricarla con un power bank, cioè non c'è bisogno di un alimentatore a parte, queste cose buone. La possibilità di lanciarlo dalla mano, nel senso che tutti i droni li possiamo far decollare dalla mano, ma non nascono per quello, nel senso che un Autelivo, un Mavic Air o un Mavic Pro li possiamo far decollare dalla mano a nostro rischio e pericolo, perché non nascono per essere lanciati o fatti partire dalla mano, quindi è un rischio nostro se decidiamo di farlo. Mentre questo Paro Tanafi è veramente figa la funzione del decollo a mano, perché quando la si attiva da radiocomando decollo a mano, basta lanciarlo e lui decolla, ed è proprio la sua funzione che ha, quindi quello veramente da Parrot mi è sempre piaciuta tanto quella funzione, perché poi funziona benissimo, funziona. La fotocamera che ho sempre elogiato perché è veramente eccezionale, comunque piccolissima ma funziona anche, ma quante volte sto dicendo funziona? Una marea di volte. La telecamera che veramente lavora bene, quindi un altro punto, anche il gimbal veramente funzionano bene, quindi tutto questo veramente ottimizzato, ma questo anche all'inizio, nel senso poi è migliorato ovviamente sempre andando avanti con i firmware, però era già tutta una cosa che già lavorava bene, cioè la fotocamera, il gimbal. Quindi ragazzi, ho deciso di riparlarne, perché comunque è giusto quando un prodotto perché ci sono prodotti che nascono bene e vengono subito recensiti bene, prodotti che nascono male vengono recensiti male ma che poi continuano ad essere scadenti, quindi non avranno mai, mentre ci sono prodotti come questo che sono nati non benissimo, soprattutto a livello di marketing, sbagliando Parrot con un prezzo così alto, altrimenti avrebbe avuto critiche veramente migliori, sbagliando, cioè ma neanche sbagliando, ovviamente essendo un prodotto completamente nuovo aveva bisogno di uno sviluppo, e adesso che c'è stato tutto questo, cioè un prezzo che si abbassano, soprattutto su Amazon, poi magari vi lascio il link in descrizione così lo potete controllare, in questi giorni è a 550 euro ragazzi. In più, se poi ci mettiamo gli aggiornamenti e tutto, perché Parrot veramente sta lavorando tantissimo, sono tantissimi gli aggiornamenti, molto più di quelli che fa uscire DJI o anche Autelivo, cioè veramente sta lavorando tanto per migliorare questo prodotto, quindi è giusto anche riparlarne e parlare di quello che è stato migliorato, perché veramente comunque di base il prodotto non era male, assolutamente no. Quindi adesso è un drone che veramente consiglio a chi vuole iniziare ad avere un drone con una fotocamera che funziona bene, che ha un'alta qualità, tutto. Comunque adesso ragazzi è un drone che consiglio, chi magari aveva un dubbio meno ve lo consiglio, funziona davvero bene al prezzo che lo si trova attuale. Ah, perché ragazzi le mie recensioni sono sincere, nel senso che io comunque i prodotti li compro, quindi non è che me li danno, quindi se modifico o meno una recensione perché veramente quel prodotto ha cambiato, non perché mi hanno fatto cambiare idea o meno. Quindi se questo video vi è piaciuto con questa nuova revisione della recensione, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao.